diciamo e ti glorifichiamo. Dio trascendente ed eterno, prima della creazione del mondo hai costituito in Cristo principio e fine dell'universo e hai congiunto a lui nel mirabile disegno del tuo amore la beata Maria, vergine genitrice e socia del tuo figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. E lei, la donna nuova, che ha risollevato le sorti dell'umanità, decaduta per la colpa della prima Eva, l'eletta figlia di Sion, che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi, ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele, la serva povera e umile, da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli, che ti presentano questa gloriosa effigie della Beata Vergine Maria, regina del Rosario di Pompei, perché confortati dalla sua protezione imprimano nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita e un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione del benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina, per Cristo nostro Signore. La prima preghiera che presentiamo davanti a questo quadro, pensateci, da oggi in poi tante mamme, tante donne, tanti papà, tanti ragazzi guarderanno questo quadro, incroceranno questo sguardo di Maria e affideranno a lei le bellezze, le tristezze, le speranze, i modi che ci sono nel cuore di ciascuno. Pensateci. Come altre opere d'arte messe nelle chiese diventano il centro della fede e il canale della preghiera verso l'Altissimo, così questa nostra immagine. Ed è per questo che la prima preghiera che io voglio rivolgere, che sento dal cuore stasera, è proprio per tutti gli ammalati di tumore. L'immagine della Madonna sulla lava del Vesuvio, perché veramente su questa nostra terra, che è così massacrata, così martoriata dall'inquinamento, possa risplendere il volto della Madre della Speranza per tanti che sono colpiti, che sono proprio distrutti